Ciao a tutti e bentornati con Gabriele PRG. Quest'oggi sono qui per farvi un breve tutorial su come installare le mod su Minecraft. Me lo avete chiesto in tanti e quindi ho deciso di realizzare questo breve tutorial. Quest'oggi utilizzeremo MultiMC, che è un launcher solo per premium ovviamente, e per lanciare più versioni di Minecraft. Vi lascerò tutti i link in descrizione e quindi adesso lo avviamo. E se vi chiederà una finestra per il Java che vi dirà che l'ha trovato, gli date ok, siete a posto. Andate, mi raccomando, qui sul vostro account, fate gestisci account, aggiungi e aggiungete il vostro account. Quindi la vostra email e la vostra password. Adesso, nuovo, mettiamo per esempio nome mod, qui potete mettere il nome che volete, versione 1.7.10, ok, diamo ok e ce l'ha aggiunto. Facciamo un clic sul nostro pacchetto, clicchiamo su Edit Instance, scusate se la pronuncia dell'inglese non è perfetta, ma sono italiano ovviamente. Clicchiamo su Install Forge. Scegliamo la versione, io scelgo la 1.86 perché l'ho già usata, però possiamo usare anche la 1291, anzi 1286, scusate che ho sbagliato, comunque 1286. Poi clicchiamo su Installa Light Loader, che è un loader per alcune mod, tipo la minimappa, tipo altre mod, e diamo ok. Facciamo chiudi. E facciamo avvia. Adesso ci farà il nostro log. Bla bla bla. Partirà il nostro Minecraft. Questo è il Light Loader. Ok, tre mod caricate. Quindi adesso il Forge è installato. Chiudiamo. Andiamo su cartella dell'istanza. Io ho già preparato alcuni file tipo config. Ho messo adesso due mod giusto per farvi vedere. E resource pack dove sono tutte le pack, le texture di Minecraft. E option è il file opzioni già con la musica abbassata, già con tutto quello, i settaggi che gli ho dato. Vado nella cartella instance mod Minecraft e incollo qui il tutto. Darò sì. Ok. Quindi io nella cartella mod mi ritroverò le mie mod che ho voluto mettere. Chiudiamo tutto. Andiamo su avvia di nuovo. Attendiamo il caricamento e se tutto è andato a buon fine dovremo avere 5 mod caricate. Infatti vedete la mia texture. Andiamo su single player. Crea nuovo mondo. Crea nuovo mondo. Attendiamo il building. Ok, come potete vedere abbiamo già questo qua è la mod che mi dà gli FPS e tutto quello che faccio. Sarebbe quella mod del LUD. E la Waila è quella che adesso inquadrando mi dice grass block bla bla bla. Quindi adesso sto utilizzando due mod e sono quelle che ho installato. Gira perfettamente fluido, tutto perfetto. Quindi penso che con questo breve tutorial ho già finito e le nostre mod funzionano. E che dirvi? Grazie di avermi seguito. Spero che avete capito questo semplice passaggio. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i vari link di quello che ho utilizzato qui nel tutorial. Se volete, sempre in descrizione c'è l'indirizzo del mio server TS, che sarebbe il TeamSpeak per chi non lo sa, e così se volete potete parlare direttamente con me. Se avete bisogno di altri tutorial o qualche perplessità, già che italiano, italiacano, comunque non esitate a contattarmi. Se volete lasciate qualche like, qualche condivisione, fate quello che volete. Che dirvi? Al prossimo tutorial.
Ciao a tutti!